Allora, eccoci qua, cari amici, bentornati e bentrovati in questo nuovo appuntamento della settimana con Panorama Italia e con la cucina di Teleponte. Allora, oggi scopriamo nuove ricette, nuove situazioni, ma soprattutto abbiamo una grande chef donna in questo caso. Abbiamo, eccola Grande. qui, presentiamo Paola Guarlieri del Piacere. ristorante Il Granaio Di di Trasacco. Trasacco, che praticamente oggi ci delizierà con le sue belle ricette, ma soprattutto anche perché abbiamo scoperto che Paola ha anche un'azienda agricola Mio privata. marito, più che Paola. Però L'amore ha creato ha l'azienda sottolineato mio marito, quindi già privata. siamo in comunione dei bene, no, in Bravo. separazione Abbiamo messo in comunione debiti e capitali. Benissimo, benissimo. Come abbiamo vedere, oggi sarà una puntata abbastanza frizzante perché avete capito il carattere di Paola è molto. Senza naturalmente la novità di oggi, perché abbineremo un grande artista, un grande personaggio abruzzese. Non scopriamo adesso, non vi facciamo scoprire chi sarà. Quindi, fra poco troveremo il nostro ospite. Però, naturalmente, apriamo le danze. Quindi, partiamo con le Perfetto. nostre ricette. Quindi, con questa nostra rubrica di enogastronomia. Paola, cosa ci presenti oggi? Quindi, cosa Allora, facciamo scoprire ai nostri amici a casa? come primo prepariamo una chitarra fatta con le farine della Valle Longa. Classico prodotto abruzzese, Bravo, quindi. 2/3 di 00, un Sì. terzo di rimacinato e sono farine con i grani della Valle Longa. E la facciamo con Vedo julienne questo di bel zucchine, colore. fiori di zucca e lo zafferano della Valle Longa, di cui noi siamo i produttori. Quindi, che tra l'altro produttore di quell'azienda in I sapori della Valle Longa, sì, in partecipazione. Con compartecipazione. partecipazione con tuo marito. Allora, Perfetto. quindi grande personaggio del giorno è il Lo zafferano, zafferano, quindi prodotto che è del giorno zafferano, l'oro rosso che l'oro d'Italia. nostro abruzzese, naturalmente viene anche da Trasacco, lo zafferano Sì. è un prodotto tipico aquilano. Quindi il primo piatto come l'hai chiamato? Chitarrina, Chitarrina, fiori di zucche, zucchina julienne e zafferano della Valle Longa. e zafferano, quindi un Cominciamo? bel piatto. Aspetta, ti chiedo un attimo anche l'ingresso per quanto riguarda il secondo piatto che preparerai, che Il ci secondo proporrai. piatto è un capretto uovo limone rivisitato con della nipitella, che è un'erba officinale comunque Questa dei qui monti, sì. sarebbe. È Ok. tipica del periodo pasquale, come Quindi il capretto. anticipiamo di Di qualche qualche giorno, giorno l'ondata grazie al pasquale. capretto, che è l'agnello, che purtroppo sono quelli che vengono sacrificati Bravo. in questo periodo. Quindi il capretto, avremo modo di, comunque, man mano di scoprire. L'importante è che facciamo passo passo, facciamo scoprire le ricette, quindi Perfetto. apriamo le danze, occhio per Ok. chi sta a casa. Oggi grande tradizione e soprattutto una proposta per quanto riguarda Pasqua, per la prossima Pasqua. Allora, Bravo. Paola, apriamo Cominciamo. le danze. Nel Ok. frattempo ti chiedo due note per quanto Come riguarda il tuo no? locale, quindi non so se la regia ha qualche immagine da farci vedere per il tuo locale Il in mio locale Trasacco. nasce dieci Una anni storia, fa, quando è nata, sì. nasce 10 anni fa, sempre per amore, perché Tutte le comunque cose si fanno per tutte le amore. cose si fanno per Anche amore. la separazione dei E beni, quindi vabbè, torniamo a però noi la lasciamo stare la separazione Certo. dei beni. E, nasce questa idea di questo ristorante che Sì. noi realizziamo da zero. E, cerchiamo di mettere del nostro in questa idea innovativa che portiamo con la realizzazione di una cucina fatta di prodotti tipici Quindi abruzzesi. cucina tipicamente Sì. abruzzese, la location, eccola qui la Sì. Sì. presentazione, il granaio, un bel nome che ricorda i Che nostri vecchi ricorda tempi, un ma granaio che anche. c'era comunque Ah, quindi originariamente. c'era un granaio Sì. da prima Sì, in era un questo granaio di locale. proprietà di mio nonno. Che poi è stato Ah, quindi hai ristrutturato. onorato la Sì, tradizione di mio nonno era un agricoltore, io provengo da là come cultura, ho amato i prodotti della nostra terra e cerchiamo di dare il meglio e di far uscire le proprietà Eccola qui, migliori della nostra terra. quindi Sì, rivisitato e questo è il ristrutturato, bellissimo. granaio. Quindi siete fuori Trasacco, Siamo al diciamo. centro di Al centro di Trasacco, sembrerebbe Trasacco. fuori Sembra. perché
sembra così isolato, invece ci troviamo giusto a 100 metri dal centro, 100-150 metri dal centro. Molto bene, quindi per chi volesse venire a trovarti, ricordiamo, sei in via 4 novembre 50 tra Sacco. E trovate tutta la simpatia. E trovate di Paola. Noi. Eccola qui. So okay. Che oggi c'hai tra l'altro molte fan, perché ho sentito che. Hai visto? Ti seguiranno in tanti. Hai visto, amiche. Hai visto. Sì. Ma quindi mandiamo un saluto anche alle tue. Beh, un carattere così non poteva essere isolato, insomma, non ce la fa. Allora, procediamo. Ok, apriamo le danze. Io ogni tanto ti interrompo, ma sono io chiacchierone. Non va bene. L'importante di questa ricetta è far sentire tutti i gusti uno per uno. Quindi tagliamo la zucchina ed evitiamo di mettere la polpa. Io qui già l'ho preparata, però cerco di far vedere come uno può eseguire il piatto come in casa. Come il taglio famoso della Julienne. Ci vorrebbe un giusto pelapatate, però non ce l'abbiamo. E quindi lasciamo stare. Diciamo che non siamo dimenticati. Bravo, ci siamo dimenticati. Assolutamente. E quindi tagliamo la zucchina finemente nella parte della buccia, in maniera tale che essa rimanga croccante e lasci tutto il gusto della zucchina. Aspetta propria. Aspetta che andiamo su un primo piano, perché sennò non riusciamo a far vedere questo tuo modo di... Eccolo qua. Bisogna semplicemente togliere la buccia, lasciando tutta la polpa nella parte interna. Io ti chiedo una cortesia, Paola, se possiamo spostare, perché sennò ti copre la... Sì. Se possiamo spostare l'acqua. Facciamo a favore così. Nella pentola, perfetto. Eccolo qua. Così vedo che ok. Quindi procediamo. E comunque questo è il risultato. Questo è il finale. Risultato. Quindi, amici, prego Simone se può andare col primo piano. Il risultato finale della ricetta è tagliarla, è questa, Julienne, in questo modo. Buccia di zucchine. Che noi andiamo a mettere nella padella. Hai messo dell'olio extravergine d'oliva. Olio extravergine d'oliva. Abruzzese. Sempre. Sempre. Dell'aglio abruzzese sul Montino Rosso. Vedi. Schiacciato in camicia. Ci andiamo a mettere questa buccia di zucchina. Quindi andiamo a fare un po' rotolare. Senza aggiunta di sale, perché il sale è quell'ingrediente che dà alla zucchina la capacità di cacciare quell'idratazione che ha. E quindi perderemo il giusto gusto della stessa. Poi ci andiamo ad aggiungere il fiore di zucca. Vabbè, al quale è un prodotto che si trova tranquillamente. Sì. Adesso zucca, è in commercio, diciamo, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Andiamo ad estrarre il pistillo centrale, che è quello che dà il gusto più amarognolo. Ok. Molto usate nella fritti questi. Sì, questi sono ripieni, fritti, però è, diciamo... Danno un sapore particolare, perché so che... Danno quel senso... Anche nei risotti molto usati, che esprimono il massimo della... Sì, sì, è un'ottima pietanza. Quindi anche questi li andiamo a unire nel tuo piccolo... Sì, perché la zucchina così è presente in toto in questo piatto. Ok. Quindi dalla sua nascita, che è il fiore... fino a quando arriva al frutto finale, che è la zucchina. Prendo, ok, prendiamo un cucchiaiotto, ok, e lo facciamo soffriggere. Quindi cominciamo con la... Soffrigge tempo... a fuoco vivo, in maniera tale che la pietanza all'interno della padella rimanga croccante, altrimenti se non è a fuoco vivo si appassisce. Benissimo. Che tu pensai che è piena di acqua. È chiaro, quindi ritira fuori un po' di... Bravo. Questo per quanto riguarda, quindi stiamo preparando la chitarrina. È il primo. Sì. La zafferana naturalmente viene messo... Lo zafferano viene messo in ultimo, perché lo zafferano è un prodotto che viene... Ecco, due note, facciamo conoscere anche come mai questa, il suo colore, perché è il suo colore naturale. Sì, come questo, mai? Il colore naturale dello zafferano grande, è questo rosso amaranto. Abruzzese. Il fiore è un colore violaceo, all'interno del quale ha questi tre filamenti rossi amaranto. Lo zafferano... Calcola che va colto, sfiorato e essiccato nella stessa giornata, quindi c'è un processo di lavorazione molto veloce. Sì, e molto faticoso, perché va fatto tutto a mano. Quindi troviamo, trovo nuovo, cioè nel senso non sapevo anche di questa sua produzione, perlomeno di coltivazione anche nelle zone vostre, perché io pensavo nella Marsica, nella zona della classica di Navelli, perché Navelli ha il DOP, certo. E ha una zona limitata geografica a cui è stato dato il DOP. Nella Marsica gli ultimi cenni storici lo riportano intorno al 1500, poi non c'è stata più traccia di questa
coltivazione dello zafferano. E noi insieme ad altri amici abbiamo cominciato a fare questa prova, realmente hanno cominciato loro, poi ci hanno invitato a provare ed è stata una bella esperienza. Noi sono ormai 9 anni che lo produciamo. Quindi okay. A grandi produttori. Devo passare di qua, se cioè, no, ci fai, si fai. Brucia la zucchina. No, mi devo spostare. Dopo parliamo anche degli altri prodotti, anzi, okay. Se vuoi, se possiamo anche argomentarli adesso, quindi sì. Parlando dell'azienda in separazione dei beni. Sì. che il nome dell'azienda agricola che non i sapori della Valle Longa. I sapori della Valle Longa. Della Valle Longa perché tutto viene prodotto nella Valle Longa. Quindi zafferano, ma non solo zafferano. Farro, orzo. E minestrone. Ma quel vedo anche della farina. Le farine che sono derivanti dal farro e dal grano. Qua. Ecco che la regia ci sta facendo vedere. Quindi un grande tradizione dietro, quindi non solo il famoso granaio rivisitato, sì, ritrasformato da te, ma anche questa. A questo punto della cottura io procedo a mettere il sale. Quindi a questo punto si può mettere il sale. Sì, quando si vede che comunque gli ingredienti sono benché croccanti e si va a sfumare con un po' di acqua di cottura. Occhio oggi che sarai anche giudicata da un grande ospite. Sono contenta. Considera che lui è. Vedi? Si crea questo effetto fumé e si abbassa la temperatura al minimo. Quindi si va a abbassare un po'. Perfetto. Si va a fumare, come si dice tecnicamente. Sì. Però non si deve fumare con vini perché comunque toglierebbe, attirerebbe il gusto dell'ingrediente primario. Questo è arrivato il momento in cui noi potremmo aggiungere lo zafferano, ok? E cappare la padella, perché cappare la padella? Perché il vapore che sta all'interno permette la reidratazione del pistillo, perché il pistillo viene essiccato su brace, diciamo, spenta lentamente, quindi crea quel calore che lo disidrata ed ecco perché diventa così. Quella è per chi sta a casa, naturalmente, sì. Perché dopo arrivano telefonate. Per capire anche la. Quindi troviamo sul mercato anche la classica bustina di prodotto già tritato, come possiamo chiamarlo. Frullato. Quello è in polvere. Quel colore giallo, giallognolo. Oddio, anche frullato, il vero zafferano è rosso amaranto. C'è molto qualcosa. Sì, c'è molto mercato intorno allo zafferano. Infatti, come in ogni altro prodotto. Però rassicuriamo gli amici a casa, se troviamo le bustine con. Col colore giallo, diciamo che è la parte finale di questo pistillo. Ah, quindi la parte finale, vedi? Lo zafferano è di questo colore. Deve essere così. Ecco, guarda, facciamo fare un primo piano dal nostro caro Simone. Lo mettiamo per far qui. Capire la proprietà e il valore di questa eccellenza abruzzese. Quindi deve essere così. Sì, deve essere rosso amaranto. Quando lo andiamo a comprare. Sia in polvere e sia in pistillo. Quindi in questo caso, in quella bustina è così. Bravo. Ah. Adesso ne avremo una e te la faccio. Vabbè, dopo me ne prendo tutte. Facciamo i seri. Va bene. Allora, lo zafferano va leggermente sbriciolato con le mani. Sì. Ok? Questo è secondo il mio parere. Ok, va rilasciato. Un aroma, c'ha un profumo deciso, c'ha un gusto altrettanto deciso. Vai a riaggiungere un po' dell'acqua. Sì, sì, gli creo un po' la camera stagna e lo cappo. Ok? E lo lasciamo così. Quindi questo è già pronto per. Questo è pronto per essere fatto, servito il primo. Vabbè, poi la pasta la metteremo più là perché abbiamo modo di cosare. Vogliamo passare intanto al secondo, così dopo abbiamo l'ospite, quindi perfetto. Avremo modo di, man mano che si cucina, di. Vogliamo passare quindi, Paola, alla preparazione del secondo, prima che do la pubblicità, così dopo non ti interrompo più. Quindi per quanto riguarda il capretto, abbiamo detto un capretto. Giovane. Sì, dell'altopiano nostro abruzzese. Metti pure in condizione a chi non ci può arrivare. Diciamo sì, è un capretto giovane che deve avere, per consiglio, un massimo di peso intorno ai 6 kg. Perché il capretto che ha un peso superiore ha un profumo troppo acre di pascolo proprio. Invece fino ai 6 kg ha quel gusto dolce, gradevole e non rilascia quel profumo. Quindi amici e amiche che stanno a casa, che ci seguono la cosa, occhio perché questo è un piatto pasquale. Bravo. In questo caso anticipiamo qualcosa. Allora, andiamo sempre a mettere dell'olio extravergine di oliva. E a differenza del primo piatto non andiamo ad aggiungere odori, perché l'odore lo rilascia comunque la composizione finale di uovo, limone e nipitella.
quindi mettiamo insieme capretto. Capretto. Quale piatto, Simone? Ah, è coperta la pentola. Allora facciamo l'inverso. Mettiamo il contrario. Eccolo qua. Via. Facciamo, tanto questo l'abbiamo fatto vedere. Ok. Note allora tecniche. Sì, alziamo un attimo questa temperatura, sì, se no non ce la facciamo. Allora, mettiamo tanto olio. Un capretto magrissimo, sì, ma no, per natura il capretto penso che sia più... No? Sì, è più magro dell'agnello, sì. Però può essere anche abbinato l'agnello. Va sì bene. Allora, mettiamo capretto, olio, poi mettiamo sale, uh-huh, e mezzo bicchiere di vino bianco. Allora, ti fermo qua perché dobbiamo dare spazio alla pubblicità e così abbiamo tra l'altro l'ingresso del nostro gradito ospite, però man mano quando riapriamo facciamo l'ingresso a tutti i vari ingredienti. Ecco, ok, rimanete con noi per scoprire le nostre ricette, ma soprattutto perché tra poco arriverà il nostro gradito ospite. Grazie, a tra poco. Arrivederci. Allora, eccoci qua, cari amici, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento davanti al televisore, la nostra gradita ospite di oggi, quindi l'ospite di Panorama Italia e Panorama e Gusto di oggi, è Paola Guaglieri, del granaio di Trasacco. Un bellissimo posto, prima abbiamo visto la location e le immagini. Allora, Paola, anche per far capire che sta a casa, quindi abbiamo presentato una chitarrina, zucchina julienne, fiori di zucca, sì, e zafferano della Valle Longa. Naturalmente la provenienza, Paola, viene da Trasacco, quindi oggi il prodotto principe è lo zafferano e della anche Valle capretto. Longa è il capretto. Oh, bravo. Quindi abbiamo detto, quindi chitarrina con zucchina julienne, fiori di zucca e zafferano, che da prima hai messo a rosolare la zucchina, poi il fiore di zucca ed infine lo zafferano. Invece abbiamo presentato adesso il capretto, quindi capretto, piatto pasquale, quindi occhio per chi sta a casa, chi vuole riproporre questa ricetta. Parliamo di un capretto giovane, abbiamo consigliato. Abbiamo detto che non deve superare 6 kg e abbiamo detto che mettiamo olio extravergine, capretto, certo, ci mettiamo del sale a seconda del gusto. Sì. E poi un mezzo bicchiere di vino bianco che ti vado ad aprire del nostro carissimo, e accendiamo tutto insieme in maniera tale che il capretto rimanga morbido. Quanto tempo di cottura, Paola, hai bisogno per questo? Una ventina di minuti. Quindi una ventina di minuti, quindi lo facciamo rosolare. Vabbè, il capretto è molto... Non va rosolato il capretto, va messo tutto va insieme perché deve rimanere umido. Questo è un piatto morbido, non è un piatto che la carne ha bisogno di crosta. Come abbinamento penso che sia anche l'agnello, quindi diciamo che sì, si può fare tranquillamente, sì, con sì, l'agnello. Sì, si può fare anche prescindere. Mettiamo anche diamo spazio agli amici che non possono riuscire a reperire il capretto. Il capretto, sì, il procedimento quindi va bene sia per il capretto che per l'agnello. Sono due carni che hanno la stessa natura. Ecco, sono pronto con il nostro carissimo amico della Cantina Lampada, quindi oggi ti ho preparato un bel trebbiano perché perfetto, avevi bisogno di un grande piatto abruzzese. Allora, per un grande piatto abruzzese ci vuole anche un buon vino abruzzese. Procediamo a mettere il nostro bicchiere di vino bianco. Quindi un mezzo bicchiere, un bicchiere di sì, vino bianco in questo bicchiere. Caso. Ok. Giriamo. Quindi la cosa bella è che si mette tutte insieme senza odori. Ti non ci una va neanche il zafferano, non ci si può mettere. No, ci si può mettere, ma la ricetta è completamente diversa. È una ricetta diversa. No, vabbè, parlando del prodotto principe della avremmo puntata, monopolizzato e si chiude. Naturalmente ricordiamo anche per chi non avesse prima ascoltato che comunque anche l'azienda, c'è un'azienda di famiglia, sì, che produce produce zafferano, ma produce orzo, farro, farina e farine di 00 e farine di farro. Eccoci e qua. E poi noi siamo anche detentori di un prodotto. Prima ho visto che avete mandato il nostro sito, che sì, è lo Zaviol. Lo Zaviol è un dolce di cui noi abbiamo brevettato la ricetta. Ah. E sarebbe la combinazione di zafferano, vino e olio. Ah. È un ciambellino al vino bianco senza uovo, fatto con il nostro zafferano alla leva. Però non hai... Che è stato presentato al Parlamento Europeo di Bruxelles. Però non c'è non te l'ho portato. Vengo la prossima solo volta Bruxelles e ti onoro, ecco, col ciambellino. Avrai modo di rifarti. Uno si deve sempre lasciare la carta nascosta, se no poi è finito. E scopriremo anche questo dolce. Tutto. Allora, ecco, approfitto della regia che ci ha mandato il nostro sottofondo musicale, quindi a questo punto, se sei d'accordo, Paola, interrompici come sempre. Perfetto.
siete d'accordo, siamo proprio vicini alla presentazione dell'ospite. Approfitto, perché me ne dimentico sempre, la mia cara persona, che è Silvia Ciancetta, che è la Silvia Di Michele, che è la mia sarta personale, che ogni volta mi dimentico di salutare. Ecco, questa volta l'ho fatto. L'hai salutata, Silvia. Hai visto? Allora, eccoci qua. Allora, quindi apriamo con l'ospite. Chiamo veramente con noi, è un onore, perché anche se usciamo un po' di solito noi nelle nostre puntate chiamiamo le nostre eccellenze, i nostri produttori, quindi le nostre cantine, i nostri orifici, quindi promozioniamo il tutto, ma soprattutto abbinato. Questa volta usciamo fuori la riga, ma lo facciamo con gusto e poi vi spiego il perché. Quindi chiamo con noi, stile porta a porta, quindi il nostro classico portoncino. Chiamo con noi il nostro ospite Corrado Oddi, grande, grande attore abruzzese, ma soprattutto un grande ritorno, perché ormai sei diventato romano. Ciao Corrado, ciao piacere. Paola. Ciao. E benvenuto soprattutto bene. Tra noi. Grazie. Il perché, dicevo, la tua presenza, a parte che sei... Corrado Oddi è reduce da questa serata, importante serata che è stata fatta ieri sera qui vicino, proprio a Borgo Spoltino. Borgo Spoltino. E soprattutto Corrado, oltre ad essere un attore, un regista e soprattutto un doppiatore, ma è anche io lo chiamerei anche un enogastronomo, sei d'accordo? Perché ormai si sta dedicando alla... Diciamo che ultimamente mi sono interessato un po' di più al cibo, alla enogastronomia, abruzzese e italiana, infatti hai detto bene, ieri sera... Parliamo proprio per questo tuo progetto. Sì, è un progetto che si chiama A Teatro con Gusto. Eccola qui, quindi vediamo la ecco, come potete vedere già dalla locandina, che dal blog. Per l'Italia, quindi sì, una il progetto abruzzese. Ha debuttato l'anno scorso, a luglio nel 2013, a Cesenatico, al Museo della Marineria di Cesenatico. Quindi perché il progetto prevede l'enogastronomia italiana nell'architettura storica, quindi nell'andare anche a rivalorizzare non soltanto l'enogastronomia, ma soprattutto l'architettura storica, però non quella già nota, insomma, al pubblico, quella, insomma, un po' da scoprire, da aiutare, da portare un po', insomma, in vista. E ieri sera abbiamo rappresentato il progetto, abbiamo portato il progetto a una località qua vicino che si chiama Borgo Spoltino, una località bellissima, tra l'altro, certo. Una contrada molto bella che produce anche olio, vini, insomma, e abbiamo messo in scena tutta lo spettacolo prevede una lettura, una rappresentazione di un monologo che parla del cibo, tra l'altro, e in più durante la cena, insomma, viene tutto questo... tutta questa messa in scena, tutto molto legato. Questa è quella parte tua, naturalmente c'è abbinato con uno chef, quindi c'è una cucina. Sì, l'enogastronomia di solito è tipica, cioè abbinata al territorio dove noi andiamo a fare lo spettacolo. Quindi ogni chef propone. Quindi con ogni piatto in ogni piatto c'è il tuo intervento ad hoc. Ogni piatto ad hoc, però tra i primi e i secondi c'è un intervallo di intermezzo teatrale con un monologo che si chiama Gola, di un autore che è Mattia Torre, che parla del rapporto, il delirio enogastronomico che gli italiani hanno con il cinema, nei confronti. Purtroppo oggi basta accendere il televisore e su ogni canale televisivo, insomma, vediamo programmi che riguardano la cucina. No? L'unica cosa, Paolo, non so se sei d'accordo, Corrado dovrebbe essere un po' più grassetto per tutte queste, tutte tappe che fa. Ma no? Noi vorremmo molto. Vedi come si mantiene in linea. Ci sono altri impegni che mi regalo a fare questo. Corro. Vado sempre di corsa. Ingrassare poco i tuoi amici chef, quindi diciamo che mi tengono, se portano poco all'ingrasso. Non so proporzionata mica. Guarda, amica Paola, comunque, che tra l'altro è una mia carissima amica di vecchia data, che oggi ci tengo a dire che abbiamo abbinato siamo trasacchiani entrambi, quindi ricordiamo che anche Corrado viene da Trasacco, anche se ormai è diventato romano d'adozione, penso. Vabbè, come tutti, romano come tutti, comunque per studiare, motivi di studio, di lavoro soprattutto, insomma, Roma è la città dove ci sono tutte le produzioni cinematografiche, televisive. Importante. Poi insomma, io mi sono anche laureato lì in materie letterarie, quindi
Poi noi stiamo vicini, a un'ora di macchina a Roma. Molto vicini. Tornando, Corrado, stavo seguendo prima, no? Di là sullo schermo. A parte faccio i complimenti a Paola che sì, è passato il Capodanno insieme con Paola quest'anno. Però non ti ha presentato questi piatti. No. Delle cose no, erano comunque delle cose veramente delle cornie. Però quando ci siamo sentiti per questa cosa sono stato molto contento. Vedo che comunque è anche molto abbastanza molto disinvolta e poi c'ha una il profumo mi sembra peccato che la televisione non arrivi, possa proporre ancora quando faranno la televisione con gusto dove tu dici senti il sapore allora è il momento che è finito. No. Con questi profumi che Corrado ha l'ispirazione Ti dico una cosa, visto che siamo in tema, no? C'è una cosa, è tutto molto... L'Italia, l'Italia è questo paese, no? Tanto per dire una... che ci passi col treno, è pieno di colline verdeggianti, no? Basta andare qui vicino, no? Storia, città d'arte, letteratura, quanti poeti, poesia... Dove in sostanza però a noi, ecco, soprattutto piace mangiare, che per motivi che forse si legano ai ricordi della guerra, ecco, di questa guerra che a noi ci ha proprio rovinato. Noi siamo questo paese a cui piace mangiare, questo paese vitale e virile che quando c'è da mangiare, mangia, senza troppe storie. Cioè che noi siamo questo paese che mangia senza se e senza ma. Che noi forse, Maurizio, ecco, dopo la guerra ci siamo seduti e messi a mangiare. Mangia che è finita la guerra, grazie! Che grazie? Mangia. Mangia. E abbiamo passato decenni a mangiare di tutto. Buono! Ha uno strano sapore che è strutto, mangia. Non ho capito. È strutto, è lardo, è buono, mangia. È pane fritto, è cervello, è milza, neanche lo so che è. Mangia che la guerra potrebbe tornare. Potrebbe tornare, bravo. questo tanto per dirne una, no? Però c'è un fatto che è legato. C'è un fatto legato all'Italia, che la guerra, no? Tanti altri paesi hanno vissuto la realtà della guerra. Eppure questa fame incredibile non era mai venuta a nessuno. Cioè mai si è saputo di un paese che dopo la guerra, per decenni, avesse ancora questa fame incredibile che abbiamo noi, che il massimo da noi è quando dopo cena ti senti poco bene. Cioè lì proprio raggiungi l'apice della felicità, cioè se hai mangiato e ti senti male, vuol dire proprio che la guerra è lontana. E a noi ci piace che questa guerra sia proprio lontanissima. Che in questo senso si può dire che noi la guerra la scacciamo a botte di pasta al forno. Ecco, noi alla guerra gli facciamo delle macumbe con i risotti, con i panetti di burro, gli facciamo queste macumbe che la guerra è proprio lontanissima. Faccio un altro esempio molto tipico, no? Noi ci ingozziamo, non è che mangiamo, cioè l'italiano si ingozza, no? E persino ai funerali noi ci ingozziamo, che con la scusa che i parenti del defunto non possono mettersi e non devono mettersi ai fornelli, tutti i vicinati di casa portano tielle enormi di pasta al forno, con la cortese richiesta però di riportare la tiella. Perché se tu a una signora italiana non le riporti la tiella, veramente le dai un grande dolore. Cioè, se tu vuoi procurare dolore a una signora italiana, non le riportare la tiella. Perché in Italia c'è un attaccamento alla tiella che sfiora l'inverosimile. Perché quella che ti ha portato la tiella, giustamente, prova vergogna, no? A chiedertela indietro. E la notte soffre in silenzio e sogna di rientrare in possesso della tiella. Poi la mattina si sveglia, la realtà è diversa. La tiella è sparita, la vita è finita. Una cosa che logora nervi e rapporti umani e non sta bene. È un peccato perché Maurizio la tiella costa 5 euro. Ma si vede che non è questo. Non è questo il valore affettivo. No, si vede che in Italia la tiella ha tutto un particolare significato simbolico, no? Che a noi ci sfugge. Ecco, per esempio, noi siamo molto attaccati al cibo, cioè noi siamo come nord europei per queste cose. Cioè noi mangiamo tutto. No, e qui nasce proprio il detto: devi finire quello che hai cominciato. E noi seri, serissimi, ci sediamo e finiamo tutto quello che c'è da finire. Guarda,
può anche scendere Gesù Cristo in persona? Noi non facciamo una piega, anzi gli diciamo, senti, o ti siedi un attimo e mangi qualcosa, ma non mi guardare così, no, non mi guardare così che mi fa venire nervoso, con tutto che mi rendo conto che sei Gesù Cristo, ma come vedi, io sto cenando. E noi veniamo traghettati dall'antipasto al dolce in questo stato di indifferenza mortale per le cose del mondo. Cioè, una cosa incredibile. E uno pure, un'altra cosa, uno dei drammi di questo paese, sai qual è, Maurizio? Che il TG passa l'ora di cena. Per cui arrivano queste notizie terribili, no? Tutte. Dove, mentre si mangia, mentre le endorfine ci rimbambiscono e ci salgono al cervello, che tutto sarebbe molto più semplice, no? Più chiaro, che se soltanto all'ora di cena fossimo, oppure all'ora del TG, di pochissimo, un po' più lucidi, invece no. Le notizie che riguardano il nostro paese entrano in casa, rimbalzano sulle polpette e se ne ritornano nel televisore. E noi assorbiamo, apatici, delle notizie mostruose, come ad esempio... Hanno ucciso. Ah, vedi? Capisci com'è la cosa? Ha fatto vedere il cappello. È vera questa cosa. Questa è verissima. Ecco, poi c'è un altro fatto legato proprio alla nostra storia, no? È sempre tutto legato a questa guerra che a noi ci ha rovinato. La testimonianza, lo sai qual è? Chi sono? Sono le nostre nonne. Sono che tutte le persone anziane di tutti gli altri paesi sono piccolissime, no? Con la vocina, cioè in Inghilterra e in Francia si dice delle persone anziane, no? Le vecchine. Invece in Italia le nostre nonne sono 9 su 10, degli autentici tonni, esseri umani pinna gialla, le cui stesse caviglie comandano di stare sedute e di mangiare, donne straordinarie che hanno la guerra ancora in testa e la scacciano con la bacchia. Capisci? Comunque, a proposito, capretto, no? Siamo là. Vabbè, è sempre tutto legato a un delirio gastronomico, perché questo è un fatto proprio italiano, che forse se non ci fosse stata la guerra, il nostro rapporto con il cibo sarebbe un po' più equilibrato, no? Come trauma. Avviene, sì, in tutti i paesi del mondo, dove si mangia, che cosa curiosa, per placare la fame. E noi mangiamo non per placare la fame, noi mangiamo perché ci piace mangiare. Questo è il discorso. È vero. Tu considera che, Maurizio, in Oriente addirittura, no? Si teorizza di alzarsi da tavola con un poco di appetito, no? Che gli orientali si sa come sono, però a noi queste teorie non solo non ci fanno ridere, no, ma ci suscitano anche un leggero risentimento di matrice razzista. Tipo, perché non ti fai gli affari tuoi? Brutto muso giallo, ci viene da dire, te e la tua ciotola di riso, che io me la do in faccia la tua ciotola di riso, che io la do al cane la tua ciotola di riso, la tua ciotola di fottuto riso. Sì, noi rispondiamo proprio all'americana a queste teorie di morigeratezza gastronomica. E il cane lo sa che fa? Quello mi sputa se io do il riso, che mo si è abituato a mangiare e se gli piace l'osso buco. Grazie. Che tu guarda anche i cani in Italia, no? Obiettivamente, anche i cani sono diversi. Non, no? Sono smagriti. Sono diversi, cioè, gli si sono abbassate le diottrie, guardano il TG mentre digeriscono con gli occhi bagnati, una cosa di una tristezza incredibile questa dei cani che digeriscono. Non soffri di colesterolo dei cani, cioè, ma credo di sì. Con tutti gli avanzi della cucina, quei cani nostri. No, però c'è un fatto, che noi comunque rispetto alle altre cucine siamo, degli altri paesi siamo un po' prevenuti, cioè noi una sera possiamo provare a mangiare esotico, ma così, cioè per scherzo, come in una botta di cogliardia, tipo, vabbè, ma stasera facciamo sta pazzia. E infatti sono in moltissimi a sostenere che si può sì mangiare giapponese, no? Quante volte? Assolutamente. Però mai a stomaco vuoto. Infatti ne esci proprio. No, vabbè. E certo, perché tu devi considerare che noi in cucina siamo estrosi, no? Fantasiosi, nervosissimi. Per dire, che ci posso mettere dentro, che ne so, a quest'anatra secondo te, oppure a stagnia, ma niente, che ci vuoi mettere, lascia stare. E no, sai, ci voglio mettere ancora delle cose. Fantasiosi. Ma vattene a casa, che ci devi mettere dentro? Fallo morire così. Tu considera che a volte, no, tu immagina una signora
e si prepara a fare la lasagna, no? Indossa il grembiule come una divisa, sorride, no? Lo sguardo freddo, sorride nervosa. Nella sua vita le ha provate tutte la signora. E questa sera la signora nella lasagna, attenzione, metterà una sua stessa mano. Cioè amputarsi un arto per metterlo nella lasagna. Ecco che cosa vuole la signora questa sera, no? Massimo dell'arto. E il marito fa: cara, scusa, che hai preparato? E lei, emozionata, con il braccio insanguinato, fa: non lo so, ho provato una cosa nuova, speriamo bene. Siete geniali. Arrivate a queste cose. Siamo arrivati. Guarda, siete geniali. Certo. Dicono di noi, in verità, gli stranieri, spaventatissimi da questa nostra ossessiva monotematica fissazione per il cibo, che c'è gente civile di altri paesi che oggi vive regolarmente in Italia e te l'ambiti a cena, no? E loro ti dicono: no. Io voglio vivere, la vedi che scappa, vero? Certo. Grande popolo. Questo purtroppo è che a noi non ci capiscono, cioè loro, gli stranieri non ci capiscono, ecco. Loro non sanno che siamo gente capace di pranzare, fare colazione, cenare, andare a cena, poi andare a bere, a ballare, proporre senza vergogna alle 5 del mattino cappuccino e cornetto caldo. Una cosa che non si fa in nessun altro posto del pianeta. Uno spaghetto aglio, spaghetto cino. Aspetta, poi ci arriva quello. Stavo dicendo. Pensa che è successo, a Shanghai, no? Uno de Ostia ha proposto una cosa del genere alle 5 del mattino, esattamente, non l'hanno capito. Ha rilanciato con la pasta aglio, olio e peperoncino, appunto, l'hanno porcato, l'hanno lasciato in una pozza di sangue. È vero, è successo. Però il problema è questo, che noi non ci facciamo intimorire, che ci crediamo. Assolutamente. Noi, a noi ci piace mangiare, anzi a noi piace friggere. Che a noi ci piace proprio la frittura, ci piace proprio il suono di questa frittura. Ecco, se fosse per noi, friggeremmo tutto. Anche l'insalata, ecco, friggeremmo. Grande consumatore di olio. Cioè, per dire, friggeremmo i pensieri. Ci piace proprio questo suono della frittura. Questo rumore. Che ci avvicina a Dio. Guarda, noi lì siamo veramente, viviamo un momento di grande religiosità. Lì proprio siamo veramente vicini a Dio. Facci caso, no? Capita un ristorante, no? Dice: i signori gradiscono, arriva il cameriere, i signori gradiscono acqua liscia o gassata? E i due commensali ovviamente si guardano, si danno subito una furba intesa e dicono: porca miseria, ce la porti fritta. E il cameriere non dice: non ho capito. Il cameriere dice: vado a controllare in cucina. Perché al cameriere in Italia è stata insegnata questa importantissima prima regola, che non deve mai dire di no. No, bravo. Perché se al cameriere al ristorante chiedi una cosa e ti dice no, ti rovina la serata, forse la settimana, una cosa di dolore e spavento che non sta bene. È vero. Perché al ristorante, ancora più che in amore, tu puoi solo sì, sì e sì. È vero. Paola, vuoi dire qualcosa? Occhio Paola, perché... Come siamo messi? Sì. Procedi. Sono pronta. Vai. Dopo tutto questo cappello, ci ha ripensato. Il nostro popolo, questo dopo grande popolo. Sono venuto apposta a distruggere il programma. No. Scherzo. Grande popolo, perché comunque ci hai dato modo di farci conoscere. Abbiamo fondamentalmente lo sappiamo. Come l'italiano. La pratica e la teoria. Bravo. Si sa. Si sa. Però in effetti ha colto anche nel segno, perché c'è anche questo famoso questo terrore della guerra. Io me lo sento in parecchie case, soprattutto dai nonni o dalle persone più anziane, quando dicono: occhio, ti ricordi che può tornare sempre la guerra. Arriveremo nei tempi peggiori. Ricordati una cosa: quando c'è la guerra, cioè, la cosa brutta non è tanto la morte, le bombe che devastano i ponti, i palazzi. Cioè, quando c'è la guerra, se mangia poco è male. Cioè, perdi le patate crude, devi mangiare. È un dramma per noi. No, questa non è di prima. No, tu ti mangi le patate crude, a noi ci fanno schifo. Assolutamente. Al massimo ci piacciono al forno con rosmarino. Sì. Ma il guaio è che ci piacciono come contorno le patate, cioè devono stare accanto a qualcosa. Non è un pasto primario. Appunto. Quindi, a proposito di friggere tutto, come stai messa? Io sono. Sei pronta? Sono pronta, io procedo solo a buttare la pasta. Ah, quindi cominciamo, anche perché fra poco presentazione dei piatti. Perfetto. Il capretto, quando abbiamo consigliato di cottura? 20 minuti. 20 minuti, quindi sì. 20 minuti. Infatti, di cottura siamo. Sono quasi passati, ci siamo. Corrado, allora come lo vedi questo abbinamento, visto che sei, come abbiamo detto, reduce da questa
tua iniziativa, quindi a Teatro con Gusto, quindi parliamo adesso naturalmente di cultura abruzzese, quindi di cucina abruzzese. Ti facciamo ritrovare la tua chitarrina, non so se ti mancava. Guarda, io sono un divoratore di pasta, cioè nel senso io quando vado anche io vado a pranzo fuori, a cena fuori, capita spesso, io con un piatto di pasta diciamo che sì, un po' mi accontenti, nel senso che però no, l'abbinamento con lo zafferano, che tra l'altro conoscevo questa riscoperta, perché è stata sì, una riscoperta da poco, Paolo l'ha già detto. Sono, sì, 9 anni. 9 anni, che tra l'altro anche, non solo lo zafferano, ma anche le cicerchie, che è un cereale. Un piatto tipico, sì. Comunque inizia a riuscire, perché la cicerchia, da come mi hanno detto, non si coltiva, cioè è spontanea come tipo di. Sì. di che per un periodo nella Marsica era sparito come tipo di legume, e adesso invece è ritornato in auge. È come la lenticchia, no? La lenticchia prima veniva prodotta tanto nelle nostre zone. Mio nonno era un grande produttore di lenticchie. Fino a quando poi un elemento negativo che nasce proprio dalla terra mangiava il seme della lenticchia. C'è stato proprio questa virosi totale che ha poi sterminato quelle, allora parliamo di insomma un bel po' di anni fa. Da qui anche parte la. Poi da là è partito tutto, perché ho detto che. Ho visto la regia subito a tenda, è tornata sul. È tornata sul prodotto. Sui prodotti di tua fattoria, sull'azienda agricola. Sì. Corrado, torno un attimo, Paolo, non so se hai bisogno di me. No, no, io aspetto che l'acqua risalga. L'importante è che dopo facciamo una rivisitazione. No, volevo chiedere a Corrado più che altro i prossimi appuntamenti. Allora, per quanto riguarda sì, i trascorsi, quello che mi ricordo io è il famoso è l'allenatore nel pallone 2. Al cinema, sì. Il sì, cinema, parliamo dei trascorsi, poi parliamo sì, dell'attuale. Sì, 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 se mi dai spunto di sì, qualche. Sì, vabbè, c'è l'allenatore nel pallone 2, poi anche ultimi della classe, sempre nel cinema. Poi Carabinieri 6 per la fiction, che Dio ci aiuti, insomma altre cose. E attualmente, vabbè, come ben sai, sto. Quindi abbiamo appena anticipato, abbiamo appena detto che stai girando. Sì, ha un ruolo in una puntata della nuova serie della di Squadra Antimafia. Squadra e tra l'altro Mafia finiamo di girare, io finisco di girare, è l'ultima settimana, quella prossima, di girare in notturna il mio ruolo, che è il ruolo di Giuseppe Lombardi, che è il ruolo di un affiliato alla nuova famiglia di Nuovi Cattivi della sesta serie, che è la famiglia Ragno. E io faccio la parte di uno che è una specie di killer, che comunque. Quindi cattivissimo. Sì, cattivo in questo senso. Io vi interrompo sì, un attimo. Prego. Perché sto per cacciare la pasta. Abbiamo anche noi il killer, Corrado. Questa volta l'importante è che non sia serial, però. Ok, allora io a questo punto. Ok, vai, no, volevo dare. Tiriamo fuori la pasta, sì, la mettiamo nel condimento. Ecco. E la facciamo spadellare. Come bravo, spadellare. La dobbiamo ormai anche mantecare. Spadellare. Sono entrato nei loro termini. Sai tutto, Mauri, ormai puoi fare lo chef. Sì. Ormai puoi venire a lavorare con noi. Se eccolo vuoi, qua. C'hai un posto assicurato. Quindi quanti minuti? Il tempo che si ritira? Cioè, la che pasta si fa fatta questa in casa, questa è un attimo. Sì. Viene alzata un attimo la temperatura, in maniera tale che si possa procedere. Eccolo qua. Ok. Si aggiunge, ci aggiungiamo del parmigiano. Io Paola, se sei d'accordo, ripresenterei il piatto appena torniamo in pubblicità, perché devo dare purtroppo, ahimè, l'ultimo spazio. Perfetto. Quindi abbiamo modo di ritornare su questo grande piatto. Quindi, grazie, prego la regia di dare la pubblicità, rimanete con voi, con noi per scoprire questi magnifici piatti. Grazie. Eccoci qua, fra una battuta e un'altra, ci trovate sempre sorridenti, ma è questo il nostro modo, quindi il nostro motto. Allora, torno un attimo, prima di tornare da Corrado, torno un attimo sulla ricetta, okay, perché avevamo messo del parmigiano. Abbiamo scolato quindi la pasta e messa in padella, quindi consigli di sì, spadellarla tecnicamente. Sì, nella salsa aggiungere del parmigiano, un po' di acqua di cottura, sì, e quindi procedere a creare poi questa salsina, questa crema. Salsina. Aspetta che andiamo sul primo piano così la facciamo questa capire. Crema che si fa, ma naturalmente adesso anche lo zafferano ha sprigionato tutti i suoi colori, vedi, infatti la pasta è gialla. Come diceva Corrado prima, peccato che non arrivi questo profumo intenso. Ok. Bellissimo. Quindi stai facendo già la presentazione. Sì. Benissimo, dai. Così almeno abbiamo modo di. C'ho una fame io, mamma mia. Eccolo qua.
Eccolo qua. Intanto prego la regia di ridarci il nostro sottofondo, così siamo più... Mettiamo... Eccolo qua. Di quindi il tocco di... Siamo, per chi si fosse messo in ascolto adesso, stiamo presentando due piatti tipici, ma soprattutto anche prodotti eccellenze della zona di provenienza per quanto riguarda Paola Quaglieri del ristorante Il Granaio. Di Trasacco, nel Marsica. Di Trasacco. Nella Marsica, questa ridente località. Abruzzo, dai. Entroterra abruzzese. Ecco, oggi non è un caso che abbiamo... Due personaggi, grandi personaggi di questa magnifica zona. Beh, magnifica zona, io sono molto legato alle terre aquilane, assolutamente. Ma soprattutto sono grandi tradizioni, ma grandi piatti, quindi non ti nascondo che veramente c'è da parte vostra un grande lavoro state facendo. E naturalmente il Corrado è il nostro portavoce, quindi certo. Sta diventando il nostro grande portavoce dell'Abruzzo, perché... con la sua pressione. Allora, ecco lui che ci permette di finire. No, tu sei al capretto pronta? Adesso dobbiamo fare una salsa. Okay, il capretto okay. È pronto, vedi? Però ci rimane. Andiamo a presentare la salsa. Okay. Ci rimane quel fondo. Anche perché abbiamo veramente pochissimi minuti. Ci rimane questo fondo di liquido che ci permette di fare poi la crema. Sì. Allora procediamo. Sì. Rompiamo un uovo. Quindi un uovo. Sì. Che gran profumo, io mi sono avvicinato al capretto. Adorare. Tagliamo un limone, possibilmente un limone non trattato, perché ha tutte le capacità, lo spremiamo all'interno dell'uovo. Ok. Il sapore del limone deve essere questo deciso. Ricordiamo che è un piatto pasquale, tipicamente pasquale. E andiamo ad inserire nel battuto, ok, queste qui foglioline. Qui la vedo un po' più difficilotta per i nostri ascoltatori, no. Perché si trova? Sì. Sì? Sì, sì, questa si trova ormai in commercio, ormai sul commercio si trova tutto. È difficile non trovare più spezie, le troviamo noi a Trasacco, che non siamo un grande centro commerciale, però siamo un paese dalle mille risorse. Vabbè, vedo che... Corrado molto legato in questa grande terra. Ci sono insomma la mia infanzia e parte della giovinezza trascorsa a Trasacco poi. Quindi questo praticamente si va a rosolare e lo non si rosola, si amalgama a fuoco spento. Io adesso procedo a spegnere, sì. Quindi deve essere molto caldo. Ok. Deve essere qui. Che ti faccio andare, ecco la regia al primo piano, quindi andiamo a versare tutto preparato. Procediamo, versiamo. Quello è acceso, Paolo, così ti facevo andare un po' più avanti. Andiamo più avanti. Ok. Sì, a favore della telecamera facciamo vedere questa. Mettiamo proprio a fuoco basso che crea questa crema. Sì. Vabbè, quindi facciamo stare qualche minuto. Sì. Allora torno un attimo da Corrado perché prego. È importante questo passaggio. Quindi siamo veramente orgogliosi di questa tua grande presenza come abruzzese in questo grazie, caso. Grazie. Siamo tutti abruzzesi in questo tuo ruolo per quanto riguarda la fiction, tra l'altro molto seguita, una delle più seguite. L'ho scoperto anche io perché che c'è molto. Parliamo di Squadra Antimafia, Antimafia 6, la prossima serie che andrà in onda a ottobre. Qua. Quindi sì. Hai mandato. Questa è una foto di prima di andare di preparazione. Il ruolo di Giuseppe Lombardi, quindi con una pistola, insomma. Quindi posso dire questo ruolo sei un po' cattivo. Ma io sempre la maggior parte delle volte ruoli cattivi. Nella fiction, assolutamente. Però dicevamo molto seguita, veramente c'è un seguito forte. Sì. In effetti... Beh, ovviamente c'è il protagonista è Marco Bocci, che è insomma un attore giovane ma anche molto bravo. Col quale... sono passati tanti di commissari. Ma io parlo di questo ultimo, insomma, che però poi... sono stati tanti passaggi. Sì, ma effetti... io ho visto anche come girano, è girata anche molto bene, sono gli effetti speciali anche molto. È girata bene, si lavora bene. Poi la produzione della TAO 2 è una grande produzione, quindi. Anche qua dobbiamo dire, Corrado, come hai detto prima, della cucina,
del nostro modo di mangiare, di questo ricordo traumatico della guerra, dobbiamo dire che purtroppo è anche una realtà, perché quello che vediamo è, certo, è quello che è vero. È anche una parte dell'Italia. La popolarità la fa proprio quello, no? che sono fatti veri, insomma, che ci riguardano direttamente. Questa è la forza. Corrado, invece ti riporto, perché so che comunque è un'importantissima scuola di dizione, tra l'altro un tuo progetto, giusto? Sì, ma io faccio dei corsi di dizione e interpretazione. E da ormai 15 anni, quindi qui abbiamo, hai rappresentato tutte le tue parti, tutti i tuoi passaggi. Ma no, perché questo è un corso, una locandina fatta ad hoc per l'addizione e l'interpretazione. Ci sono diversi ruoli che io ho interpretato per la televisione e per il cinema, e quindi abbiniamo sia l'addizione, cioè lo studio delle regole, dell'ortoepia, no, in questo caso, e anche all'interpretazione, perché comunque è importante poi saper anche leggere un brano che possa essere giornalistico, poetico, certo, di prosa, di poesia, anche una ricetta in questo caso, qualsiasi cosa. Sì, diciamo che sono molti anni che mi dedico a questo, con dei successi, ben dei buoni successi. Ti posso chiedere progetti, non so se si chiede, a volte si dice di no, a volte si dice di sì, allora, progetti futuri, qualcosa. Questo a Teatro con Gusto, dove giovedì prossimo saremo a un locale storico di Trastevere, che Roma, si chiama Dameo Patacca. Proporremo addirittura una serata abruzzese, con delle degustazioni anche di vini marsicani, cioè della cantina del Fucino, e lo chef ha preparato una cena tipica abruzzese, e tutto all'interno, insomma, io presenterò il mio monologo, un po' di sonetti di Belli e di Tirussa, perché siamo lì proprio al centro. Quindi, per chi avesse modo, ricordatevi sempre, quindi il tour di Corrado Oddi, quindi a Teatro con Gusto, che adesso è ripartito ieri sera e andrà avanti per tutta l'estate. Quindi troveremo. Per quanto riguarda invece, guarda, proprio ruoli, ieri mi hanno proposto un bel ruolo per una cosa cinematografica che è ancora in progetto. Mi hanno mandato la sceneggiatura, ho iniziato a leggere il personaggio di un professore di musica, molto interessante, addirittura un prodotto proprio abruzzese, cioè si farà in Abruzzo e in particolar modo nella Marsica, però non vi posso dire di più perché è ancora tutto da anche fare. Se ho capito, sì, vabbè. Un progetto letto. Allora, torniamo dalla nostra Corrado. Come no? Mi dispiace, dalla nostra Io voglio Paola, assaggiare però. Perché, allora, sai, il nostro ospite di solito è il giudice. Quindi, allora, torniamo un attimo sul secondo piatto, per prima di far assaggiare a Corrado la tua specialità. Quindi, abbiamo unito le uova, limone. Un uovo, limone e la nipitella. Quindi, abbiamo a fuoco spento, hai fatto ritirare spento, e asciugare. Abbiamo amalgamato questa salsa con la salsina di cottura. E ecco qui che è uscito il capretto uovo limone. Quindi torniamo, allora, per chi non avesse perso questo importante passaggio, torniamo un attimo a spiegare la chitarrina. Quindi Paola Quaglieri del granaio di Trasacco. Granaio di Trasacco. È tosto sto granaio. No, assolutamente. Ha presentato, quindi partiamo dallo spaghetto, dalla chitarrina. Sì. Zucchina julienne, fiori di zucca e zafferano della Vallelonga, che viene messo prima la zucchina, poi il fiore di zucca, certo, ed infine lo zafferano, viene scolata la pasta e inserita la pasta, mantecata con il parmigiano e quindi servita e decorata a piacimento. Capretto viene cotto, olio, capretto e vino bianco, mezzo bicchiere di vino bianco e sale, tutto insieme. Viene cotto per una ventina di minuti e a fine cottura viene aggiunta questa salsina fatta di uovo, limone e nipitella. Paola, ti prego, alla scelta tua, di farti giudicare dal nostro ospite, perché il nostro ospite di solito in puntata giudica il piatto, quindi se per puoi... Per me può giudicare entrambi. Fai tu, quello che preferisci. Io voglio assaggiare lo spaghetto, cioè la chitarrina, perché assolutamente, ripeto che è un amante dei primi. Sono amante di pasta. Un amante dei primi. Sì, questa è questa? Vado? Ok. Ok. Eccolo qua, Corrado, così ci dai il tuo giudizio. Intanto porgo i calici per il nostro brindisi finale. Allora, vediamo se riesco a farlo televisivamente. Dai, facciamo a Teatro con Gusto live. In questo caso. Però già isprovendi il profumo del che dà lo zafferano, è incredibile. Allora, eccoci qua, amici. Allora, esprimo un giudizio semplice. Sì. È croccante.
croccante. Come mi piace a me, cioè croccante, lo scrocco. Cioè la chitarrina è croccante. Assolutamente. E tutto il resto, veramente complimenti. Complimenti. Da 1 a 10, 11. Allora, per chi. Sei di parte. Paola, prima dei saluti, allora, per chi ti volesse venire a trovare, vuole scoprire queste grandi ricette, ti ricordiamo. Ristorante Il Granaio, via 4 novembre 50, Trasacco. Quindi tutti amici, salutiamo tutti i tuoi amici, tutti i tuoi fan. Tutti i miei amici, tutti. Aspettiamo Maurizio, Maurizio con la trasmissione Panorama Italia a Trasacco, prima o poi. Aspettiamo, già l'abbiamo detto, no? No, non l'abbiamo detto. Come no? Gli abbiamo proposto con te una serata a tre. Ma quando non c'ero io. C'eri anche tu. La serata a tre, aspetta un attimo, ne dobbiamo parlare. Corrado, sempre invece, in cucina. Per quanto riguarda Corrado, naturalmente i fan di Corrado sono tanti. Bravo. A questo punto li abbracciamo tutti quanti. Ma soprattutto ringraziamo veramente Corrado, ti ringrazio. No, grazie a te Maurizio, grazie veramente. Grazie a Paola, che grazie ha dato a tutti. Questa possibilità di entrare in questo anche mondo. Anche al maritino, quindi adesso lo essere... Io voglio dire... Sì, ci vuoi salutare con sì, un grande saluto. Voglio dire buona fortuna a tutti, voglio dire... l'Italia è un paese che è pieno di menti, di risorse, diamoci da fare, riprendiamoci questo paese, perché il nostro paese è pieno di ricchezze, una delle ricchezze sono proprio, è la, proprio la gastronomia, l'architettura storica, il turismo, ecco, riprendiamoci questo paese. Auguri all'Italia, salute. In bocca al lupo. Grazie, allora cinna a tutti, buon pranzo, speriamo di avervi fatto passare quest'ora in modo piacevole. Grazie a nostro Grazie. Grazie a te.